benvenuti al Centro Culturale Amici del Timone di Stangia Senese. Iniziamo il 2008 alla grande, con un tema molto affascinante, lo vediamo dalla sala che si sta riempiendo velocemente. Affronteremo durante questo anno diversi argomenti interessanti e disparati. La prossima conferenza sarà su Padre Pio e poi anche altre. Abbiamo fra noi il professor Francesco Agnoli, che è docente, insegna a Trento, dove abita con la famiglia, la moglie e un figlio, e risponderà soprattutto alla domanda chi era davvero Darwin, dopo una breve introduzione sull'inizio del mondo, anche un approfondimento sui testi originali di Darwin, visto che ce l'hanno insegnato fin da quando facevamo la scuola, hanno poi continuato con una martellante campagna pubblicitaria in televisione. Adesso andremo alla scoperta di cosa davvero Darwin ha detto. Al termine potete fare le vostre domande di qualunque tipo e così darete possibilità al professore di approfondire quello che ovviamente nella sua relazione potrà tracciare per sommi capi. Grazie al professore di essere qui tra noi. Buonasera a tutti, grazie a tutti che mi hanno invitato. La tematica di oggi è amplissima, per cui è veramente difficile da trattare. Cercherò così di fare la meno confusione possibile, sperando di darvi dei suggerimenti che possono poi servire per una maggiore approfondimento del tema. Il tema dell'evoluzionismo si inserisce soprattutto nel più ampio dibattito sul rapporto fra la scienza e la fede. Sempre di più, dai media, dai giornali, sembra che l'uomo sia quello che ha sostenuto negli anni 70 un grande biologo, darwinista, Monod, il quale sosteneva che l'uomo è solo un numero uscito alla roulette. È uno zingaro ai margini dell'universo. È, come dicono altri, semplicemente il cancro del pianeta, un evento fortuito, casuale. C'è, ma poteva non esserci. Questa visione, che ci viene sempre più prospettata, vuole in qualche modo contrastare l'idea cristiana di uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. No, sembrano dire questi divulgatori, soprattutto del darwinismo, no, l'uomo è un animale, è solamente un animale. È solamente un animale che è cambiato esteticamente, esteriormente, perché ha meno peli, perché ha una posizione diversa, ma in fondo è solo e soltanto una scimmia. Ma questa affermazione, che dopo andremo a valutare, è preceduta da un altro concetto, il concetto che quindi Darwin, il darwinismo, l'evoluzione, ha smentito l'idea cristiana fondamentale filosoficamente, che è l'idea di creazione. E allora noi dobbiamo fare alcuni distinguo importantissimi. Prima di tutto, il primo distinguo fra scienza e fede è che la scienza si occupa del campo del misurabile, del campo dello sperimentabile, si occupa di come i fenomeni avvengono. Non si occupa né del campo dello spirito né del perché ultimo delle cose. Lo scienziato James Watson, che forse conoscete perché ultimamente è stato su tutti i giornali per aver spiegato che i negri sono geneticamente inferiori ai bianchi, James Watson è un premio Nobel per la scoperta del DNA. In questo suo libro, che è una lode del materialismo, nella quale afferma che l'uomo, scoprendo il DNA, ha compreso il segreto della vita, frase abbastanza forte, alla fine del suo libro arriva a sostenere che comunque nello studio della coscienza umana, le nostre conoscenze sono ancora estremamente rudimentali. Questa prima notizia ci dice semplicemente, appunto, che per quanto la scienza venga avanti da secoli, con immani progressi, straordinari risultati, sull'uomo in quanto tale, sulla struttura più importante dell'uomo, sulla sostanza dell'uomo, sul suo pensiero, sulla sua volontà, sulla libertà, sull'amore. La scienza non ha stabilito nulla. Esemplifico, se noi abbiamo un raffreddore, un virus, il medico ci potrà aiutare. Se abbiamo una depressione, se abbiamo un problema dell'anima, lo psicologo ci potrà in qualche modo tentativamente dire qualcosa, ma non certo dare una soluzione, non certo proporre una legge fisica risolutiva, non certo dare una medicina che rimuova una causa in un modo meccanico come avviene per il corpo. Cioè la scienza oggi non conosce allora sull'uomo se non qualcosa del suo involucro, nulla della sua interiorità più profonda. Il mistero dell'uomo oggi rimane assolutamente insondato. I neurologi, gli studiosi del cervello ammettono, il premio Nobel Eccles, ammettono che l'uomo è qualcosa di assolutamente straordinario. Il cervello di un solo uomo è infinitamente più complesso, dicono gli scienziati, di tutto l'universo messo insieme. Non c'è paragone, la complessità dell'universo è ridicola rispetto al cervello dell'uomo. Potremmo dire che forse la complessità dell'universo è ridicola rispetto alla vita che palpita in un filo d'aereo. E allora, questo è il primo concetto, la prima divisione. La scienza può dire tante cose, sì, ma in un campo, nel suo campo, e non deve uscire da quel campo, così come la fede, evidentemente, non ci interessa particolarmente per sapere come guarire una frattura, ma ci interessa per altre cose. E l'altro concetto fondamentale che vorrei ribadire è che la scienza non è in contrasto con la fede per il semplice fatto che basterebbe studiare la storia della rivoluzione scientifica per rendersi conto che la rivoluzione scientifica avviene in Italia e in Europa, e non a caso avviene in Italia e in Europa. Pensate ai grandi nomi della scienza, fondatori dell'anatomia, Piero da Sliceto, il Mondino degli Uzi, Andrea Vesaglio, i fondatori dell'astronomia, il religioso Copernico, il cattolico Galileo Galilei, il religiosissimo Keplero, il fondatore della genetica, il frate Gregor Mendel, uno dei padri della biologia, don Lazzaro Spallanzani, fino ad andare avanti a uno dei padri qui della scienza moderna come Pasteur, a Faraday e a tanti altri. Il più grande ateo contemporaneo darwinista, Richard Dawkins, in questo libro L'illusione di Dio, nel tentativo di dimostrare che Dio è un assurdo, a un certo punto fa l'elenco degli scienziati credenti e degli scienziati non credenti, ed è costretto ad ammettere che in tutta la scienza delle origini dei primi 2 secoli non si conta uno scienziato non credente. Questo è molto importante, perché chi conosce la storia della scienza, la storia della filosofia della scienza, si rende conto che la scienza è nata in Italia e in Europa per un concetto fondamentale, perché l'Italia e l'Europa è la patria del cattolicesimo, e quindi di 2 concetti fondamentali. Uno, l'importanza della ragione, Dio come logos, e quindi la capacità dell'uomo di leggere la realtà tramite la sua ragione, che lo fa immagine e somiglianza di Dio, è una caratteristica che solo da noi esiste. E l'altro concetto solamente cattolico è il concetto di creazione. Faccio un esempio molto semplice, anche se mi tocca banalizzare un po'. Vi conosce la filosofia greca, la filosofia induista, la filosofia animista, tutti i sistemi di credenze che non contemplano l'idea di creazione, quindi non cattolici, non biblici, credono che il mondo non sia stato creato e quindi che sia sempre esistito, e quindi che il mondo coincida con Dio. Allora, se voi prendete l'universo di una tribù africana, tutto è Dio. Dio nelle piante, Dio negli alberi, Dio nell'acqua, Dio nella luna, Dio nel sole. È il cosiddetto animismo, il politeismo, dovunque c'è Dio. Può nascere la scienza in una concezione di questo tipo? No. Perché io non posso studiare, io africano animista, non posso studiare il sole, le leggi fisiche che regolano il movimento del sole, se credo che il sole sia Dio. Perché se il sole è una divinità animata, gode di una sua libertà, non è studiabile dall'uomo. Se il cristianesimo ha portato una rivoluzione enorme, ha detto che Dio è trascendente rispetto alla sua creazione che è il mondo. E quindi ha tolto Dio dal mondo, ha tolto Dio dal sole, ha tolto Dio dalla luna, e la penetrazione nella profondità di ciò che esiste. Molto semplicemente, se non togliamo Dio dal mondo e non lo concepiamo come trascendente, ovviamente crederemo nella magia e nell'astrologia. Tutti i popoli antichi avevano la magia e l'astrologia perché Dio era nel mondo e non fuori dal mondo. Quando Galileo punta al cannocchiale e rivela alla sua contemporaneità che la Luna ha dei crateri e che il Sole ha delle macchie che quindi si spegne, chi si opporrà a queste scoperte di Galileo? Beh, se noi studiamo la storia ci rendiamo conto che queste scoperte di Galileo, che furono esaltate dai gesuiti, il collegio romano dei gesuiti fu il collegio che diede a Galileo la fama che avrà, poi ci sarà uno scontro successivamente che non dobbiamo analizzare, ma non dovuto alle grandi scoperte, ma al sistema copernicano ed è un'altra cosa. Queste scoperte verranno messe in dubbio dagli aristotelici. Perché? Perché gli aristotelici non potevano credere che il Sole avesse delle macchie e che la Luna fosse perfetta, proprio perché credevano, con Aristotele e con Platone, che il Sole e la Luna fossero dei visibili. E che quindi Aristotele e quindi Galileo avesse in qualche modo profanato la divinità del Sole e della Luna, osservandoli, studiandoli e riducendoli al rango di materia, di creatura. Quindi il concetto di creazione è un concetto fondamentale, che abbiamo avuto solo noi, e la rivoluzione scientifica l'abbiamo avuta solo noi. Tanto è vero che, concludo questa introduzione, tanto è vero che la teoria più diffusa sulla nascita dell'universo è la teoria del Big Bang. E la teoria del Big Bang è una teoria che viene in qualche modo intuita già dai filosofi medievali, da Roberto Grossatesta nel 1200, fra il 1200 e il 1300. Leggendo la Genesi, Roberto Grossatesta è un grande studioso della luce, è considerato uno dei padri degli occhiali. Oltre a studiare la luce, essere affascinato dalla luce, lui scrive un breve trattato intitolato De luce, nel quale dice che il mondo è nato da un'esplosione di luce e energia, un pallino piccolissimo, che ha gettato tutto l'universo. E dice, questa mia convinzione me la sono fatta studiando la luce. Ma non solo, dice, me la sono fatta anche studiando la Genesi. La prima parola di Dio è fiat lux, si è fatta la luce, mentre il Sole viene fatto successivamente. Nel 1615, in una lettera a Monsignor Pietro Dini, Galileo Galilei, scriverà un'intuizione straordinaria, fra questo messa in luce dal professor Froga, che è uno dei leader della contestazione di Benedetto XVI alla cosa, ma nel suo libro mette in luce come Galileo Galilei, leggendo la Genesi, e con un'intuizione straordinaria, nel 1615, tutti di quest'idea. Il mondo, secondo me, è nato da un'esplosione di luce e di energia, come dice la Genesi, nel passo che si è fatta la luce. La prima teorizzazione moderna del Big Bang la fa un gesuita all'inizio del Novecento che si chiama l'abate Lemaître, che è un francese, e che la chiama la teoria dell'atomo primordiale. All'origine di tutto ci sarebbe un atomo che ha dato vita a tutto il resto. Ebbene, questa teoria, che è la teoria più in voga, non possiamo dire che sia la certezza, questa teoria non solo è nata in casa cattolica, ma è stata per esempio subito salutata con grande entusiasmo da Pio XII, e invece avversata fortissimamente dagli scienziati altri. Perché? Perché se è vero che il mondo è nato così, vuol dire che prima non esisteva. Prima vi era, tra virgolette, prima non c'era nulla di materiale, poi è nata la materia. Vuol dire che il mondo non è Dio, non è sempre esistito, ma è nato, e come è nato finirà. Vuol dire che il mondo è una creatura, vuol dire che le grandezze che ci sono nel mondo, moto, l'energia che si muove, che crea lo spazio, il rapporto tra il mondo e lo spazio che è il tempo, vuol dire che il mondo e lo spazio e il tempo sono grandezze che pertengono al mondo, ma non il creatore del mondo, Dio, che è fuori dal mondo, dal tempo e dallo spazio. Ecco perché quando Lemaître dirà ad Einstein, quando Lemaître racconterà ad Einstein la sua teoria, Einstein dirà: si vede che sei un re, puzza di Genesi. E successivamente Einstein si ricrederà invece sulle mete. Pensate che la teoria delle idee non ci racconta. Per tantissimi anni, dal 1962, sarà osteggiata dagli scienziati atei perché assomigliava troppo all'idea di creazione. Detto questo, il grande punto di domanda allora è: ma questa creazione, questo universo, questa varietà, questo mondo che è sotto i nostri occhi, di cosa è frutto? Non possiamo più dire che è sempre esistito, come dicevano i pagani antichi, perché sappiamo che a un certo punto è nato. E questa nascita può ha dato vita a un mondo che a noi appare ordinato, bello, armonioso. I greci lo chiamavano cosmos, ordine. Non per niente i greci sono stati i primi a tentare di capire qualcosa dal punto di vista scientifico, Euclide, Archimede, Eratostene. Perché? Pitagora. Perché avevano scoperto, Pitagora, no? Inventava i numeri, avevano scoperto che nel mondo c'è un'armonia, c'è un cosmos, c'è un ordine. Era talmente bello questo ordine che lo volevano studiare. Guardate che non è scontato neanche questo, che il mondo sia ordinato, non è scontato con tutte le filosofie. Se io entro in una stanza e vedo tutti i libri messi in ordine, dico c'è qualcuno che ha messo in ordine questi libri. Io con la mia ragione cerco di capire con che criterio i libri sono stati messi in ordine. Quindi con la mia ragione dico il mondo. Dirà Einstein, il grande miracolo è che il mondo sia fatto in modo che la nostra ragione può interpretarlo. Per noi è banale, Einstein dice che è il grande miracolo del mondo. Se io entro in una stanza in cui tutto è casino, non posso cercare di risalire al criterio del caos, perché non c'è. Se tutti i suoi libri sono buttati, ebbene noi di fronte al mondo non abbiamo il caos. Abbiamo l'ordine, abbiamo le stagioni, abbiamo tutta un'armonia, il mondo vegetale, minerale, animale, i mondi che sono diversi ma che in qualche modo stanno insieme, uno aiuta l'altro. Di tutto c'è bisogno, come nell'armonia della mano, un'unità a mano e una molteplicità di elementi, molti elementi che concorrono a un solo scopo. Siamo all'origine della speculazione filosofica, ma anche all'origine della speculazione scientifica. Tanto è vero che la filosofia della scienza nasce, appunto la scienza nasce come branco. E allora, questo mondo ordinato e armonioso, come è nato? Ebbene, l'evoluzionismo, adesso vorrei che voi teneste presente questa cosa qui. Nel dibattito c'è una grande confusione perché tutti i termini sono uguali. Allora, evoluzione è una cosa, evoluzionismo è un'altra, creazione è una cosa, creazionismo è un'altra. Creazionismo è la teoria protestante secondo cui Dio ha fatto il mondo in 6 giorni. Noi non siamo creazionisti, noi crediamo nella creazione, è una cosa diversa. I giornalisti fanno sempre questa grande confusione. Ah, ma tu credi in Dio, dunque sei un creazionista? No, io non credo che Dio abbia fatto il mondo in 6 giorni. Tanto che un certo signore, Nicolò Spedone, sepolto a Firenze, vescovo beato, è il fondatore della geologia, della paleontologia e della cristallografia, e quindi ci ha già insegnato a Firenze, all'Università del Cimento di Firenze, secoli fa, che la Terra ha una storia molto più lunga di quella di 6 giorni come potrebbe essere. Allora, creazione è una cosa, creazionismo è un'altra, evoluzione è una cosa, evoluzionismo è un'altra. Dicevo, questo mondo ordinato, creato, questa è una grande domanda che ognuno di noi si fa. La risposta che danno certi evoluzionisti, cioè coloro che fanno dell'evoluzione un'ideologia materialista, è assurda. Il mondo è nato per caso. L'ordine è nato dal disordine. Il più è nato dal meno. Come se io potessi prendere le lettere dell'alfabeto, buttarle per terra e si formasse per caso una terzina di dadi. Allora costoro dicono loro il mondo è nato per caso. In realtà, se noi però, lasciando perdere la divulgazione così banale dei giornali, della televisione, di questi darwinisti da pochi soldi, leggiamo un po' i grandi scienziati atei della modernità, Francis Crick, James Watson, Fred Hoyle, Erwin Chagat, che hanno studiato per esempio il DNA, si sono resi conto che il DNA è qualcosa di talmente ordinato, di talmente straordinario, che la vita non può essere nata per caso. Allora, voi leggete l'origine della vita di Francis Crick, premio Nobel per la scoperta del DNA, ateo dichiarato. Cosa dice Francis Crick di fronte al mondo? Dice che lui è ateo, ma che comunque il mondo non logico essere fatto da solo, che comunque il DNA è troppo complesso per essersi fatto da solo. Allora vi conclude: un uomo onesto, munito di tutte le conoscenze attuali, può solo affermare che per ora, in un certo senso, l'origine della vita pare quasi un miracolo, tante sono le condizioni che devono essere soddisfatte perché il meccanismo si metta in moto. Ma siccome un miracolo fatto da Dio Cristo non lo ammette, teorizza che la vita sulla Terra, il DNA, la cellula, l'uomo, sia stato portato da chi? Dagli extraterrestri. Premio Nobel per la scoperta del DNA, 1962. Il signor Krieger, debole un po' in filosofia, non si rende conto che spostare il perché dell'ordine del DNA e della natura agli extraterrestri non giustifica niente, perché poi dobbiamo spiegare il perché di questi extraterrestri. Si ferma lì. Guardate che l'ateismo è divertente perché a volte porta a credere a cose a cui dovrebbe essere ancora più difficile credere che Dio. Francis Crick, premio Nobel, extraterrestre. Fred Hoyle, un altro di questi, dice che la vita si formi a caso è come pensare che un Boeing, un aereo, si formi per caso in un posto dove ci sono sassi, sabbia, vento, il vento assembla i pezzi, si forma nei millenni un aereo. Impossibile. E allora sapete quale sarà la sua soluzione? Dirà: siccome io non posso credere che tutto questo si formi per caso, a meno che non ci voglia tanto tempo, la bacchetta magica che usano i rivoluzionisti, ma è vero, sì, ma c'è voluto tanto tempo. Io credo che il mondo, io non posso credere al Big Bang, io devo credere che il mondo è sempre esistito. Se il mondo è sempre esistito, gli atomi a forza di scontrarsi per milioni di anni, alla fine hanno dato la vita. Come? Non lo so. O meglio dice, per una serie di coincidenze fortuite e fortunate. Ma questo evidentemente non è scienza. Allora, il concetto di base appunto è questo. Il mondo, il concetto di creazione, per me sono la nascita della scienza, il concetto di creazione è l'unico che ci permette di non cadere nell'assurdità di credere che tutto ciò che esiste sia nato per caso, anche perché il caso non esiste. Se io esco, vado in farmacia e incontro un mio amico, dico: ah, che caso che ci siamo incontrati, perché? Semplicemente perché io non so, io ho una causa, sono andato in farmacia per una medicina, lui aveva un'altra causa, non conoscendo la sua causa, io la sua, lui la mia, diciamo per caso. In realtà è semplicemente perché non conosciamo la causa. Tutto ciò che esiste ha bisogno di una causa, questo è il punto fondamentale. Allora, se tutto ciò che esiste ha bisogno di una causa, arriviamo al nostro punto. Il mondo è stato creato da Dio, così come lo vediamo, o si è evoluto, come dicono gli evoluzionisti e come dice Darwin? Da un punto di vista strettamente filosofico, guardate, a noi ci interesserebbe molto poco. Perché? Ma perché? Dio l'ha creato così, come l'ha creato così. Dio, invece, l'ha creato tramite l'evoluzione. Potrebbe andare benissimo, perché tutto ciò che si... Potremmo benissimo ammettere che tutto si sia evoluto, che io derivi da una cellula iniziale, la quale poi è diventata un pesce, il pesce è diventato un rettile, il rettile è diventato un dinosauro, via via una scimmia, un uomo. Possiamo benissimo credere, possiamo anche credere. Questo non ci esime dal credere in Dio, perché? Ma perché se qualcosa evolve, prima di evolvere deve esistere. E se deve esistere c'è necessità di una causa che lo giustifichi. Quella cellula iniziale da cui tutto è nato, secondo un libro di Darwin, il vigile dell'uomo, quella cellula iniziale che miracolosamente si è trasformata in tutte le cose, benissimo, ma quella cellula come si autogiustifica? Per caso? No. La vita non si giustifica per caso. Tenete presente che il caso non giustifica il venire all'essere di ciò che esiste della materia inorganica. Non giustifica il passaggio dalla materia inorganica, pietre e sassi, alla materia organica, un filo d'aereo. Non giustifica il passaggio dalla materia organica all'uomo consapevole e libero. Nessuno di questi tre passaggi fondamentali. Il venire all'essere della materia, il passare dalla materia morta a materia viva, la materia viva che prende coscienza. Nessuno di questi tre passaggi è spiegato oggi dalla scienza. Nessuno scienziato serio dirà mai di saperlo. Nessuno di questi passaggi è giustificato dal caso. Tutti questi passaggi, secondo tutti i filosofi, i primi grandi scienziati, sicuramente fino all'illuminismo, è spiegato solo alla luce di un piano intelligente di Dio, di un'intelligenza che è causa dell'intelligenza, fra virgolette, che vediamo nelle cose. E allora arriviamo da detto e stabilito che Dio può benissimo aver fatto col mondo quello che fa con un semplice embrione. Noi vediamo un embrioncino, una cellula, Quella cellula lì diventa un uomo. Straordinario. Lo fa per caso, non c'è niente a caso. Nello sviluppo dell'embrione noi sappiamo che non c'è nulla a caso. E quella cellula lì, così semplice apparentemente per noi, quella cellula lì ha già tutto, 46 cromosomi, ha un progetto perfetto, straordinario. Diceva il biologo Grossatesta, se noi fossimo onnipotenti da quella cellula potremmo fare già il fatto della persona. Altezza, no, oggi lo sappiamo fare, addirittura con l'embrione possiamo già vedere se maschio o femmina, e nei laboratori si può buttare via l'embrione maschio e il femmina o viceversa. Quindi, bene, quell'embrione si sviluppa, evolve, potremmo dire, e da vita nuova. Per caso? No. Per un progetto? Sì. Ma se c'è un progetto, ci deve essere uno che l'ha progettato. Non possiamo credere che l'orologio ha bisogno dell'orologiaio, che la casa ha bisogno dell'ingegnere e che la cellula, che è infinitamente più complessa di qualsiasi di queste cose, non abbia bisogno di un progetto quando lo passiamo la nostra vita a studiare come funziona questo progetto. Allora, l'evoluzione può essere filosoficamente per un cattolico accettata. Ciò non vuol dire che dobbiamo accettarla acriticamente da un punto di vista di essere razionali. È tanto vero che può essere accettata, finisco, che Francis Collins, il più famoso genetista al mondo, direttore del progetto Genoma Americano, nel suo libro Il linguaggio di Dio dice: io sono un evoluzionista e sono un credente. Il mio è l'unico evoluzionismo serio, il resto sono pataccati. Tenete presente il direttore del progetto Genoma, quindi la massima autorità in campo di genetica. L'universo, dice, ebbe origine dal nulla circa 14 miliardi di anni fa. Creazione. Primo punto, ebbe origine dal nulla, creazione. Secondo punto, nonostante altissime probabilità contrarie, sembra che le caratteristiche dell'universo siano state elaborate apposta per consentire la vita. Non è un miscuglio di no, anche. La prima fase del Big Bang è piena di leggi intrinseche straordinarie. Se il modo di espansione fosse stato diverso, non sarebbe nato niente, sarebbe disgregato tutto. C'è tutto un ordine, anche nell'espansione originale. Salto un po' di cose. Noi uomini, però, siamo anche unici per certi tratti che resistono a una spiegazione evoluzionistica ed evidenziano la nostra natura spirituale. Fra questi l'esistenza della legge morale, la cognizione del bene e del male e la ricerca di Dio, che caratterizza solo l'uomo e nessun'altra creatura. Evoluzionista. Owen Gingeri, professore di astronomia e di storia della scienza d'Harvard, che è una delle più importanti università, cercando Dio l'universo, sostiene la stessa identica tesi. Però questi signori la sostengono in base a una posizione che tranquillamente si può contraddire, perché è un discorso logico, non scientifico. Cosa dice Collins? Dice che il mio DNA assomiglia moltissimo al DNA della scimmia. Il 98% del DNA mio è in comune col 98% del DNA della scimmia. Poi ho il 21% in comune col DNA del verme, il 8% col DNA del topo, e così via. Dunque, dicono questi genetisti, siccome c'è questa somiglianza genetica, è facile che tutto abbia la stessa origine. Voi capite che però questo non è un discorso scientifico, è un'ipotesi. Perché? Perché se io prendo una ricetta da cucina, una tazzina di Dante, gli elementi sono gli stessi, le lettere sono le stesse. Ma non vuol dire che la tazzina di Dante derivi dalla ricetta di cucina. Non vuol dire, cioè, anche se il mio DNA è simile a quello della scimmia e quello della scimmia a quello del topo. Non vuol dire che il topo si sia trasformato in scimmia e la scimmia in uomo. Come? Non è vero che 10 lettere dell'alfabeto mescolandosi a caso formino una ricetta, la ricetta mescolandosi a caso le lettere formi una tazzina, la tazzina mescolandosi a caso formi qualcosa di ancora più complesso. Mi spiego? perché il DNA è paragonabile alla lettera dell'alfabeto, no? Non è assolutamente detto, è un'ipotesi. Fatta questa ipotesi, però, questi grandi scienziati che ho citato, che sono molto più grandi degli evoluzionisti che parlano tutti i giorni sui nostri giornali, dicono però una cosa, che è la cosa più importante: ma l'uomo non è solo DNA, non è solo materia. E qui arriviamo al grande errore di Darwin. Io oggi non vi dirò, perché non ho la conoscenza per farlo, e perché seguendo il dibattito scientifico si capisce che nessuno di noi ha la conoscenza di farlo, che quando ci vogliono dare delle verità sull'origine dell'uomo viene assolutamente da ridere, perché la scienza oggi sull'origine dell'uomo non sa ancora pressoché nulla. Ci sono scuole diversissime. Ci sono scuole che dicono che l'evoluzione darwiniana è venuta piano piano, passo passo. Ci sono scuole che dicono che è l'esatto contrario, che è venuta per trasformazioni improvvise. Chi ha ragione? Vuol dire che non ci sono prove. Ma, ripeto, il grande errore di Darwin arriva a questo punto. Lui avrebbe fatto questo ragionamento che viene fatto oggi sui giornali. Se la scimmia ha il 98% di DNA come quello dell'uomo, la scimmia e l'uomo in fondo sono la stessa cosa. Invece il ragionamento è l'esatto contrario. È il ragionamento che fa un altro scienziato molto importante, Jacques Testard, che dice: ma allora noi dobbiamo forse ipotizzare che il pensiero, la libertà, l'amore, la parola, la capacità artistica, la capacità di costruire radio, satelliti, aerei, stia in un 2% di materia? È ridicolo. Siamo uguali per tutto, però loro fanno sempre le scimmie da quando sono scimmie. E la scimmia fa sempre la stessa vita e non si annoia mai. L'uomo invece fa arte, costruisce, pensa, è libero. L'uomo è l'essere del creato, che sa dominare il creato, che sa capire il creato, che sa entrare nelle leggi del creato, che si chiede il senso della sua vita. E lui, e dove sta tutto? In un 2% di anni. No, dice quest'altro. Avete fatto un piccolo errore. Vi siete fermati a ciò che vedete e non siete andati al di là. È proprio la somiglianza genetica che ci dice che non dobbiamo guardare solo il DNA, perché il DNA non esaurisce l'uomo, ma che c'è qualcosa di infinitamente di più che non possiamo controllare col binocolo, col cannocchiale, non possiamo controllare col microscopio, non possiamo chiudere in una legge fisica, e che è la nostra natura spirituale. E allora arriviamo appunto a Darwin. Darwin, dicevo, io non starò qui a parlare dell'evoluzione della specie, delle trasformazioni varie. La cosa che però mi importa è quando Darwin a un certo punto vuole parlare dell'uomo. E quando vuole parlare dell'uomo, in un testo che viene veramente poco conosciuto, arriva a dire delle cose spaventose. Dicendo questo, non voglio, ripeto, condannare in toto le scoperte di Darwin. Darwin è uno scienziato, va bene, ma come tutti ha fatto delle scoperte. E poi ha fatto anche filosofia su queste scoperte, ha fatto anche dei ragionamenti, e questi ragionamenti dicono questo: l'uomo è, l'origine dell'uomo dice chiaramente, l'uomo è solo una scimmia, non in qualità diversa dalla scimmia, ma solo in quantità. Pensa un po' di più della scimmia, è libero un po' di più della scimmia, è Michelangelo un po' di più della scimmia, ma non c'è un abisso ontologico fra l'uno e l'altro, sono in fondo la stessa cosa. Questo errore di Darwin, state attenti, è drammatico, perché lo porta poi a essere molto coerente. Se io sono solo una scimmia, se io sono solo materia, che senso ha mia vita? Nessuno. Sono voluto da un creatore, vado da un creatore? No. Sono materia che si evolve a caso. Ci sono o potevano esserci. Il genere umano ce ne non potevano esserci. Ma attenzione, non è finita. Se io sono solo materia, siamo tutti uguali? No. Io sono materia sana, lui è materia malata. Io sono materia bianca, lui è materia nera. Questa parte di Darwin non ce l'hanno mai detto, non ce l'hanno mai raccontata. Allora ve la leggo velocemente. Questa è Darwin, l'evoluzione della specie, questa è la traduzione ufficiale, quindi dei darwinisti. Vi leggo qualche passo in cui Darwin è molto coerente. Ha cercato di togliere Dio, ha cercato di ridurre l'uomo l'uomo ha una sua parte, il corpo, ha voluto dare come dogma questa trasformazione, che dogma non è, ma che anche se fosse vera richiederebbe un intervento successivo, Dio che vede l'anima, ha voluto eliminare l'anima come se uno scienziato potesse eliminarla, e arriva a essere molto concreto. Sentite, noi uomini civilizzati facciamo di tutto per arrestare il processo di eliminazione. Costruiamo asili per pazzi, storpi e malati. Istituiamo leggi per i poveri e i nostri medici esercitano al massimo la loro abilità per salvare la vita di chiunque all'ultimo momento. Vi è motivo per credere che la vaccinazione abbia salvato un gran numero di quelli che per la loro debole costituzione un tempo non avrebbero retto al baiocco. Così i membri deboli delle società civilizzate propagano il loro genere. Nessuno di quelli che si sono dedicati all'allevamento degli animali domestici dubiterà che questo può essere altamente pericoloso per la razza umana. Dobbiamo quindi sopportare l'effetto indubbiamente cattivo del fatto che i deboli sopravvivano e propaghino il loro genere, ma si dovrebbe almeno restare l'azione costante, impedendo ai membri deboli e inferiori di sposarsi liberamente con i sani. In questa breve frase accademica, che noi costruiamo asili per i pazzi, per i malati, facciamo leggi per i poveri e curiamo con la vaccinazione dei deboli. Ma che facciamo male? Perché in qualunque allevamento domestico questo non si fa. Qual è il ragionamento? Lo spiego, poi chi vuole se li legge interamente con calma. Se noi siamo solo animali, perché agiamo con l'uomo diversamente da come agiamo in un allevamento di cani o di cavalli? Che era il punto da cui Darwin è partito nelle sue prima del viaggio legato a Tauro, nelle sue teorie. Perché? Se c'è un cavallo sano, noi lo facciamo posare con un cavallo sano. Se c'è un cavallo malato, lo uccidiamo. Se c'è un cavallo che appunto non sta tanto bene, gli impediamo di unirsi, non lo curiamo, no? Allora, se facciamo questa selezione con gli animali, perché non la facciamo? Perché curiamo con la vaccinazione gente che per la sua debole costituzione sarebbe morta? Perché facciamo asili per i malati, leggi per i poveri, quando questi sono creature che, essendo inferiori, dovrebbero essere fatte fuori dalla selezione? Noi dovremmo almeno impedire ai membri deboli e inferiori, quando io posso fare una classifica fra uomini? Quando nego la specificità dell'uomo. Cos'è che ci rende tutti uguali? L'anima. Per il corpo siamo tutti diversi. Siamo sani, malati, più abili, meno abili. L'anima è l'unica cosa che ci rende in dignità uguali l'uno all'altro. Tolta l'anima, l'uomo è ridotto a un oggetto. L'uomo malato, l'uomo inferiore, non può sposarsi. Guardate che queste sono le prime posizioni che porteranno all'eugenetica. Il fondatore dell'eugenetica si chiama Francis Galton ed è il cugino di Darwin. Ormai fino a pochi anni fa queste cose erano abbastanza sconosciute, ormai la letteratura storica è piena, tutto il nazismo, tutta l'eugenetica nazista nasce da Galton, e Galton nasce dall'aver preso alcuni pezzi di Darwin e averli trasformati in ideologia. Vi leggo un altro passo. Gregor e Galton, suo cugino, hanno molto insistito sull'ostacolo più importante esistente nei paesi civilizzati contro l'incremento di numero degli uomini di classe superiore, cioè sul fatto che i più poveri e negligenti, che sono spesso degradati dal vizio, quasi invariabilmente si sposano per primi, mentre i prudenti e i frugali, che sono generalmente virtuosi anche in altri modi, si sposano in tarda età, ovvero, come scrive Gregor, l'irlandese imprevidente, squallido senza ambizioni, si moltiplica come i conigli, lo scozzese frugale, previdente, trascorre i suoi migliori anni nella lotta e nel celibato. Nell'eterna lotta per l'esistenza è la razza inferiore meno favorita che ha prevalso, ed ha prevalso non ad opera delle sue buone qualità, ma dei suoi difetti. La razza superiore è lo scozzese previdente, la razza inferiore è l'irlandese squadro. E qui vedete che alla classismo e razzismo anglosassone nei confronti degli irlandesi cattolici si aggiunge un tentativo di giustificarlo da un punto di vista scientifico. Sono membri inferiori, sono razza inferiore. Non possiamo qui oggi fare la storia della parola razza, ma molto semplicemente capite questo: finché nella cristianità vigeva l'idea che tutti deriviamo dall'Adamo ed Eva, il razzismo non esisteva. Come facciamo ad essere razzisti secondo il dogma cattolico dell'origine di tutti noi dalla stessa propria originaria? Tanto è vero che il razzismo nasce quando alcuni filosofi dicono il monogenismo, l'origine dell'umanità della stessa propria, è assurda. È vero il poligenismo. Non facciamo a dire che i cinesi, i negri e i bianchi derivano dalla stessa coppia, derivano da coppie diverse. Ci sono coppie superiori e coppie inferiori. E Darwin lo dice ancora, lo leggo l'ultimo passo, questo è dedicato alle donne: si crede generalmente che la donna superi l'uomo nelle limitazioni, nel rapido apprendimento e forse nell'intuizione, ma almeno alcune di tali facoltà sono caratteristiche delle razze inferiori e quindi di un più basso e ormai tramontato grado di civiltà. La distinzione principale dei poteri mentali dei due sessi è costituita dal fatto che l'uomo giunge più avanti della donna qualunque azione intraprenda, sia che essa richieda un pensiero profondo, ragione, immaginazione o semplicemente l'uso delle mani e dei sensi. In questo modo alla fine l'uomo è divenuto in tutto superiore alla donna. E la giustificazione successiva qual è? È ovvio, guardate il cranio dell'uomo, è superiore al cranio della donna. Siccome tutto è misurato in base alla materia e al volume, l'uomo è più evoluto e più intelligente della donna. E questo lo dice in numerosissimi passi, adesso non posso citarvi tutti, che vi fanno, ripeto, capire come l'idea della riduzione dell'uomo alla scimmia porti con sé delle conseguenze devastanti. L'idea della riduzione dell'uomo alla scimmia che viene combattuta nello stesso tempo dal suo grande amico, cofondatore del concetto di evoluzione, che voi troverete in ogni testo accanto al nome di Darwin, ma che non ha avuto la stessa fortuna, che si chiama Sir Alfred Russell Wallace, che Darwin dice nella sua autobiografia scoprì le stesse leggi della selezione nello stesso periodo mio, solo che poi Wallace disse sì, è vero, la selezione è importante, l'evoluzione c'è, ci sono dei cambiamenti, ma non delle trasformazioni. Ma l'uomo non è semplicemente quella cosa lì. E qui sapremo un capitolo molto lungo, che però voglio solo accennarvi in questo modo. Dice ad esempio Wallace: come facciamo a pensare, e questo è un grande punto di domanda, no? Come facciamo a pensare perché si è sviluppata l'uomo senza peli? Allora, le teorie dei darwinisti, ma l'uomo caccia, quindi suda molto, quindi perde i peli. Però la donna non cacciava, quindi non dovrebbe perdere i peli. Perché l'uomo ha una testa così grande, che molto più grande di quella della scimmia, un cervello molto più grande? Perché si sarebbe formato questo cervello così più grande quando questo per la nascita è pericoloso, per il parto è pericoloso, non è, diciamo così, richiesto dalla selezione naturale? Perché l'uomo avrebbe dovuto iniziare a camminare a due gambe quando da un punto di vista puramente naturale la scimmia è molto più agile, molto più veloce, da molti minuti? E propone tutte queste cose qui. Oggi la scienza cosa dice? Devo andare veloce, scusate, la scienza, questo è un manuale di biologia della casa editrice Naudi, della casa editrice Laica, sono tantissimi che lo dicono, sentite la spiegazione. La stazione eretta, il fatto che andiamo su due mani, la locomozione vive, la pelle grave, il cervello più grande, sono tutti segni distintivi della specie umana. Ma perché si sono evoluti? Perché li abbiamo nella scimmia? La risposta è che nessuno lo sa. Ma il fisiologo inglese Miller suggerisce in merito un'ipotesi affascinante. Sentite l'ipotesi scientifica per cui ci spiegano con sicurezza che i nostri antenati avrebbero sviluppato la stazione retta, da quadrupedi, perché questa consente di ridurre al minimo la superficie a disposizione del corpo al sole della savana. Per non prendere il sole troppo sulla schiena ci siamo alzati, così l'abbiamo preso di meno. Questa no, non sto scherzando, se voi, io qua ho decine di articoli che propongono le stesse tesi. Allora, Ve li faccio vedere perché vorrei passare adesso velocemente all'attualità. Quali sono le implicazioni di questo modo di pensare? Qui avete, uso il Corriere della Sera perché tutti lo conoscete, la solita fotografia della scimmia che si trasforma in uomo, ma attenzione, non è solo la scimmia che si trasforma in uomo, che vabbè, per il disegnetto basta fare uno che si alza pian piano, no? Per partire dalla cellula iniziale, che si trasforma in pesce, in elefante, in scimmia, cellula iniziale che fa tutte queste trasformazioni, senza avere prove di questo. Saltando giù dagli alberi rimanendo sui piedi, nuova ipotesi, andatura biblica 15 milioni di fa. No, le nuove ipotesi non è più quella che siamo scesi, abbiamo imparato a scendere dagli alberi quando ci siamo trovati davanti alla Samara. No, la tesi nuova è un'altra, quindi non sappiamo il motivo. La mamma dell'uomo, un'alga con le antenne, deriviamo da un'alga con le antenne, cioè un'alga, no? Normale non fa niente, un'alga con le antenne pian piano ti fa un sempre Corriere della Sera. L'evoluzione spiega anche la nascita del sacro. Come mai noi crediamo in Dio? Non c'è società, non c'è l'uomo, neanche l'uomo primitivo. Tutti hanno sempre creduto in un Dio o negli dei e gli animali no. Ma tranquilli, l'evoluzione spiega anche la nascita del sacro, come non si sa. Questo è un dibattito che ho avuto a Trento con i darwinisti. Il gatto ha pensieri come noi e categorie morali come noi, al senso del bene e del male. Il gatto ha pensieri come noi, kamikaze, la biologia evolutiva prima dell'ideologia. Una è kamikaze perché? Perché sceglie tra il bene e il male, no? L'evoluzione spiega tutto. Il kamikaze nasce da un motivo biologico, evolutivo. Altro paginone sul darwinismo, altruismo, la chiave dell'evoluzione. Perché ci siamo evoluti? Una settimana prima è uscita una ricerca che dice perché ci siamo evoluti da scimmie in uomini, ma perché probabilmente abbiamo un gene dell'egoismo che fa sì che competiamo fra di noi, no? La lotta per la sopravvivenza, e questa lotta per la sopravvivenza ci ha fornito di tante doti. E uno gli fa, sì, però se è il gene dell'egoismo, perché c'è gente che dà la vita per gli altri? Perché c'è gente che costruisce gli ospedali? Perché c'è un tizio che è morto per l'uomo? No? Ma se tu prendi un cane, no, vi faccio sempre questo esempio miei ragazzi, tu prendi un cane magro e un cane grande, un cane magro e un cane grande, grosso, no? Il cane magro, il cane grosso, ciccione, ha fame, c'è la pentola di minestra, no? Ha fame, mangia la minestra, il cane magro guarda, perché? Perché l'istinto del cane grosso dice, hai fame, mangi, no? Se c'è un uomo grasso, un uomo magro, la pentola di minestra, l'uomo grasso può avere tutta la fame del mondo, può dire io mangio di nuovo spettone, ma può dire anche io non mangio, vinco sull'istinto e vado a te, no? Questo cane non può fare, questo la scimmia non può fare, è la libertà, è una cosa banalissima, la libertà, no? Come fanno gli evoluzionisti a dire che c'è la libertà se siamo solo materiali? È possibile, la libertà è una forma dell'anima, no? Allora cosa dicono? L'altruismo è una cosa genetica. Ce l'abbiamo nei geni. Sei altruista, ce l'hai nei geni. Sei egoista, non ce l'hai nei geni. Guardate che non scherzo, è così. Ma voglio arrivare velocissimamente alle implicazioni concrete di tutto questo. Sembrano barzellette, ma portano da una parte molto precisa. Se noi siamo solo animali, state attenti. Ripeto solo, perché questo è fondamentale, che noi siamo anche animali, lo abbiamo sempre saputo, siamo animali spirituali. Si è sempre detto da Aristotele in poi, che abbiamo una parte animale, si sa, è ovvio, ma che siamo solo animali, è quello che non è vero. Però se noi siamo solo animali, su cosa si fonda la dignità degli uomini? Ecco che il più grande biologista al mondo, Peter Singer, dice che uccidere uno scimpanzé o uccidere un uomo è la stessa cosa. Che uccidere una gallina sviluppata e un embrione non ancora tanto sviluppato è più grave la gallina che l'embrione. Ecco perché Zapatero in Spagna mette delle leggi a tutela delle scimmie e attacca i limiti della morte superveniente. È molto corretto. Non è finita. Non esiste differenza fra l'uomo e l'animale, non esiste differenza fra i diritti dell'uomo e i diritti dell'animale. Se cloniamo una pecora d'olio, perché possiamo clonare l'uomo? Se voi leggete il primo manifesto sulla clonazione, che è riportato in questo tomo, è firmato, guarda caso, da darwinisti. E cosa dicono i darwinisti? I darwinisti dicono questo. Ripeto, darwinisti che usano Darwin in quella parte che io vi ho detto. Spiego, che non vuole essere la condanna di ciò che Darwin di buono e di scientifico ha detto, la condanna di ciò che Darwin ha detto di non scientifico, di filosofico, che sta molto a cuore, molto spesso a certe persone che ce lo smazzano come scientifico perché l'ha detto Darwin, come se qualcuno oggi si spacciasse come scientifiche certe scienze che ha detto Newton. Oggi noi sappiamo che Newton è un grande scienziato, ma che ha compilato quaderni e quaderni di credenze magiche ed esoteriche che di scientifico non c'è nulla. Non perché l'ha detto Newton solamente. Per quel che la scienza può stabilire, le capacità umane sembrano diverse per grado, non per tipo, per grado, non per qualità, quello che ha detto in origine, da quelle riscontrabili negli animali superiori. Il ricco repertorio umano di pensieri, sentimenti, aspirazioni, speranze sembra derivare da processi elettrochimici del cervello, almeno dicono sembra derivare da processi elettrochimici del cervello. Dopo vedremo, perché io amo, perché quella persona scatena in me una reazione elettrico e chimico, punto. Certo, se sono un animale non può che esserci questa reazione intentata, che agisce in modi che non possono essere rilevati da alcuno strumento, ve lo ammetto. Le visioni della natura radicate nel nostro passato, vabbè, e quindi qual è la conseguenza? Non ve lo leggo tutto perché è un po' lungo. Se, come sembra, tutto ciò che avviene in noi è solo istinto, è solo materia brutta, è solo animalità, cloniamo gli animali perché non possiamo clonare gli uomini. Chi l'ha detto che io e voi siete unici e irripetibili, dotati di una dignità umana, la famosa dignità umana? Sono panzani, scientificamente sono panzani. Watson, ricordate? I neri sono geneticamente inferiori. Chi ha detto che sono uguali a noi? Ma andiamo avanti, un'altra conseguenza molto importante fra le tante. Scusate che ho fatto un po' di confusione con quelle carte. La clonazione, poi l'amore. Cos'è l'amore? Due animali si amano nella stagione dell'amore, non si lasciano, si vanno con l'altro la stagione dopo. E allora ecco che questi signori tirano fuori Piero Angelo nel suo libro Ti amerò per sempre. Dice il bonobo, la scimmia che assomiglia più all'uomo, è promiscuo, va un po' con una, poi va un po' con l'altra scimmia, poi va con l'altra, allora va con l'altra. Chi l'ha detto che la fedeltà e la monogamia rispondono al desiderio del cuore dell'uomo? È una panzana dei cattolici che credono nell'amore per sempre, che credono in queste cose spirituali. Ma se siamo come il bonobo dobbiamo comportarci. Dice Dawkins, il fanatismo monogamico è una porcheria dei cristiani, è antiscientifico. Si procrea, il maschio può stare accanto alla femmina i primi mesi perché la femmina ha bisogno, ma dopo deve fare come tutti gli altri animali e quindi cercarsi altri partner. Guardate che Piero Angela, la scienza dell'amore, dice chiaramente queste cose, arriva a dire che cos'è l'amore? È un bisogno analogo a quello della fame e della sete. Nient'altro, è un bisogno analogo a quello della fame e della sete. Perché io sono fedele? Perché materialmente, geneticamente ho una predisposizione a essere fedele. Perché invece lui tradisce la moglie abitudinariamente? Ma perché in lui, dice Angela, si accendono circuiti neurologici diversi. Capite cos'è la riduzione dell'uomo alla sua materia? Addirittura, vi faccio un esempio dal giornale, perché magari sembra che sono cose che mi invento. Per esempio, questa è l'unità quando si discuteva dei Pax. Perché una donna o un uomo con le tecniche odierne non può farsi un figlio da solo? Una donna ordina il seme, io ho conservato, se lo fa portare, si insegna con la siringa, cose che succedono in Italia e succedono di più in certe parti del mondo, e si fa un figlio. Chi l'ha detto che ci vuole un padre e una madre? Figli, le femmine del brano, un animale fanno da sé. Mentre noi discutiamo in vizia sui parchi, sul fatto che i bambini hanno bisogno di due genitori, la natura ci insegna che non è così, che ci sono animali che si fanno finire da soli e quindi dobbiamo imparare a farcela da soli noi. Umberto Veronesi, La libertà della vita, Raffaello Cortini Editore, l'ultimo suo libro, dice: ci sono animali ermafroditi che si fanno figlio da soli. Quando noi faremo la clonazione non faremo altro che imitare la natura di questi animali, perché animali come loro siamo. Faccio un altro esempio: aborto. Aborto. Peter Singer, che citavo prima, è un animale come gli altri. Allora propone addirittura che fino al 28° giorno dopo la nascita, insegna sempre all'università, questo signore non è proprio sconosciuto, scrive su Repubblica, insegna che fino al 28° giorno dopo la nascita un bambino può anche essere ucciso, perché è un animale che non esprime ancora le facoltà tipiche umane, ma che è esattamente uguale a una scimmia, a una gallina e così via. Eutanasia, L'ombra alla luce di Veronesi, uno dei testi con cui Veronesi ha lanciato l'eutanasia, purtroppo mi sono dimenticato di portarlo, dice: gli elefanti, quando sono ormai vecchi e stanchi, si allontanano dal gruppo e muoiono da soli, in un attimo, senza disturbare. Dovremmo imparare anche noi a fare così. Vi ho citato i testi, All'ombra alla luce della Repubblica, Benedetto Repubblica, La libertà della vita, Raffaello Cortina, perché mi succede diverse volte che c'è gente che non dice: ma non è possibile che abbia detto così. Andatevi a vedere, è assolutamente così. Per cui capite, e ho concluso perché in realtà ci sarebbe tantissimo da dire. No, non ho finito, scusate. Embrioni chimere, avete sentito parlare degli embrioni chimere? A Tokyo il primo ovulo da un topo maschio, arrivano i ibridi chimere. Ad Harvard c'è un tizio che mescola DNA umano alla DNA di scimmie perché vuole creare un'umanzella, scimmia che parla, però non gli sta riuscendo da un po' di tempo. A Londra vengono fatti vengono presi degli embrioni umani, viene iniettato uno 0,1% o anche altre quantità di materiale genetico animale e su questi dopo si fa quello che si vuole, gli embrioni chimere. No? Vedete, coerentemente l'applicazione dei principi darwiniani, cioè della riduzione dell'uomo a solo animale, a solo materia, ha portato gli evoluzionisti di oggi a trattare l'uomo come fosse un pezzo di materia qualsiasi, non più, ripeto, il vertice del creato, la coscienza del mondo, l'essere unico e irripetibile che la nostra storia, la nostra filosofia, la nostra poesia ci ha insegnato, ma, come dicevamo noi, uno zingaro è margine dell'universo, come dicono alcuni ambientalisti, molto darwinisti, il cancro del pianeta, perché fra gli animali l'uomo è peggiore, perché inquina. La mostra di Trento sul darwinismo dice questa identica cosa qui. Tanto che uno dei testi del 68 di Desmond Morris, La scimmia nuda, in cui si dice, lo zoologo dice che io vi dico che l'uomo non è altro che una scimmia nuda senza pelo. Qual è la conclusione? Attenzione, perché questa scimmia nuda continua a riprodursi. Fra 260 anni, dice lui, tanto fra 260 anni non c'è più, quindi nessuno lo smetterà, saremo i 400 miliardi. Dunque sapete cosa vi consiglio io? Rapporti omosessuali e aborto per sterminare un po' di queste scimmie senza peli che danno fastidio. Se voi leggete Telmo Pievani, che vedete spesso in televisione, Telmo Pievani e Carla Castellacci è la fondatrice del Darwin Day, e Telmo Pievani è il più famoso darwinista italiano. Il suo libro, uno dei suoi libri, è Creazione senza Dio. Questo libro, che hanno scritto adesso insieme, due darwinisti che usano quella parte Darwin che abbiamo visto, è Sante ragioni dal nascere e morire, la mano della Chiesa sulla nostra vita. È tutta una difesa del fatto che dal momento che solo animali siamo, qualsiasi sperimentazione sull'embrione e sul feto è assolutamente scientificamente legittima. Ecco, mi interrompo per lasciare lo spazio alla domanda. acquistare queste cose che non sentiamo spesso dire in televisione, che troviamo sui libri a scuola. Ringraziamo il professor Agnoli di essere stato tra noi, di essere sceso qua giù in basso per spiegarci tutte queste cose. Le cose che ha detto lui le troviamo nel suo libro Contro Darwin e i suoi seguaci, Nietzsche, Zapatero, Singer,